siamo? C'è anche la diretta, allora salutiamo tutti gli amici che ci seguono anche in diretta. Grazie a tutti voi per la splendida accoglienza, siamo già stati a Soleria Mannelli, oggi facciamo un'altra presenza qui a Lamezia Terme, che è ovviamente un centro importante di questa regione, dove candidiamo una squadra molto forte, molto capace, tanti candidati anche in terra calabrese, donne protagoniste come sapete, con Angela Ciconte e Giovanna Arminio che vede qui accanto a me, Orazio Filippelli, ciao, ecco Orazio, no, mi ero perso, Alessandro Iorio me lo so perso, vero? No, c'è Raffaele Rondano, non c'è sta Alessandro Iorio, che è comunque il nostro capolista di Camera, insieme a Carmela Surace, Carmela? C'è Carmela, eccola qua, vieni qui con noi, vieni Carmela. Eccoli tutti schierati i nostri capilista, vedono tantissimi candidati nei singoli collegi, c'è Giuseppe Arena, altro protagonista, sono tantissimi che hanno avuto la forza e il coraggio di spendersi, datevi tutti i nomi così a memoria non li so, insomma, però li saluto ovviamente tutti i nostri candidati alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, perché anche qui in Calabria noi sfidiamo i grandi potentati che hanno come caratteristica quella dell'avere il simbolo col nome, in sostanza, cioè qual è la grande differenza tra noi e tutto il resto? Noi abbiamo un simbolo molto bello, che è l'originale, forse diverso da tutti gli altri, abbiamo scelto di puntare sulle parole popolo e famiglia. Andrete a votare, invece troverete il simbolo con sopra scritto Berlusconi presidente, Salvini premier, Meloni col prosciutto, non so che c'è scritto lì, Grasso, forse sarà il grasso del prosciutto, non so, e Bonino, persino la Lorenzin ha messo il nome sul simbolo. E poi trovate invece un simbolo che si parla di popolo, si parla di famiglia, trovate una mamma, un papà e i figli. Figli siamo almeno quello tutti, ed è certo, quindi parliamo dei diritti reali di un popolo. Da una parte sono politici che fanno l'interesse loro, personale, e allora la lista c'è il nome di persona sopra, anche il PD che non ce l'ha, sapete che è il partito di Renzi, ormai è chiaro dopo le vicende di queste ultime settimane e mesi. Dall'altra parte sono mamme, papà, persone che si sono impegnate prima nella realtà familiare e poi si sono battute e si battono per far sì che l'Italia possa ripartire dalla famiglia. L'idea è questa, l'idea è che l'Italia non si salva se non si riparte dalla dimensione familiare, se non si riparte dall'investimento in una figura straordinaria e bella che è quella della donna madre. Voi lo capite che questa è l'unica vera ricchezza che il paese ha, è il nostro asset principale. Cosa siamo stati capaci di fare? Persino in Calabria siamo riusciti a diventare la terra della denatalità, del saldo naturale in cui i morti sono più dei nati, e ovviamente quando il saldo naturale diventa di questo tipo, un paese, una terra, una regione è destinata a sparire, perché se succede un anno episodicamente può essere un episodio, ma noi siamo stati capaci negli ultimi 4 anni di battere per 4 volte consecutive il record di denatalità e di avere sempre saldo negativo, pesantissimo nel saldo naturale, addirittura fino a 350.000 unità, se andiamo a calcolare gli italiani, perché poi è vero che ci sono molti nati stranieri, perché l'8% degli stranieri residenti fa il 20% dei figli, ma quando parliamo di italiani siamo davvero a una condizione 1,26 figli per donna, che è una condizione francamente pietosa e difficoltosa. Ripartire dalla famiglia dunque, noi come popolo della famiglia siamo vicini a tutte le realtà che fanno uno sforzo da questo punto di vista, qui in Calabria in particolare il forum delle famiglie ha fatto una proposta importante ed è la proposta nazionale che noi evidentemente sposiamo, è il nostro programma, tutti conoscono il programma del popolo della famiglia, è assolutamente il programma che è contenuto nel documento che il forum ha fatto firmare a tutti i movimenti politici e anche noi come popolo della famiglia proprio qui in Calabria, grazie anche
all'attivismo del Forum della Calabria, siamo pronti e qui pubblicamente lo sosteniamo e lo firmiamo di fatto questo patto, grazie appunto alla sollecitazione che è arrivata dal Forum Famiglia Calabria. Perché questo? Perché siamo consapevoli che solo le politiche familiari, che sono politiche che partono dalla proposta idea del reddito di maternità è l'idea cardine forse del popolo della famiglia, l'idea che investire sulla donna madre non è solo una chiacchiera, non è solo il proclama di una campagna elettorale. Per 25 anni abbiamo sentito questi proclami da parte delle varie forze politiche di governo, di centro e di sinistra, in campagna elettorale. Quando andavano al governo, sia il centro-destra che il centro-sinistra facevano in modo di non applicare neanche mezza di quelle proposte. Allora noi diciamo invece che se mai fossimo eletti in Parlamento con la squadra che vedete qui radunata accanto a me, la prima questione che porremmo per partecipare a una maggioranza di governo, e dicono proprio i dati di queste ore che l'eventuale arrivo del popolo della famiglia in Parlamento sarebbe determinante per la costruzione di una maggioranza di governo, ebbene noi questo peso lo evidenzieremmo per realizzare immediatamente cosa? Per decreto legge il reddito di maternità, 1000 euro al mese alle mamme che intendono sostenere la loro famiglia stando con i figli, sostenendo la famiglia a casa in via esclusiva. È una scelta, si può benissimo continuare a lavorare, ma quelle donne che vorranno invece fare la scelta della famiglia potranno essere anche valorialmente, non solo economicamente, non sono solo i 1000 euro che contano, conta il fatto che dovendo selezionare una modalità di impiego del denaro pubblico, noi lo destiniamo a quel soggetto, cioè la donna madre. Questo ha una valenza valoriale prima che economica. Oltretutto ha la serietà, questo tipo di proposta, di essere pienamente compatibile con i conti pubblici. Ci sono forze politiche che propongono il reddito di cittadinanza, cioè 1000 euro a tutti, 10 milioni, 11 milioni di assegni. Siccome la proposta è simpatica, Berlusconi l'ha copiata al 5 Stelle, ha chiamato reddito di dignità, poi c'è chi lo chiama reddito di inclusione se sta a sinistra. Noi diciamo che queste proposte costano 100 miliardi l'anno e sono ridicole dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica, vanno bene come specchietti per l'allotto in campagna elettorale, ma tutti sanno che sono irrealizzabili. Allora noi proponiamo invece una cosa realizzabile, perché non è destinata a 10 milioni di persone ma a 100.000 mamme, e allora è l'1% del costo che è quello del reddito di cittadinanza, quindi 1 miliardo di euro, che è un ventesimo di quello che è stato dato alle banche degli amici, Monte Paschi Siena, Banca Etruria, Cari Marche, Cari Ferrara, per salvare appunto dalle banche e magari pure qualche carriera politica di amici di Renzi. E allora si trova 1 miliardo di euro per fare il reddito di maternità. Noi abbiamo detto che stanzieremo 3, in maniera che ogni anno poi si possa andare in accantonamento e impiegarli negli anni successivi. Quello che vogliamo fare è rendere chiaro che quando facciamo delle proposte, noi facciamo delle proposte sostenibili. Quando noi proponiamo la riforma fiscale del quoziente familiare, non la proponiamo per fare una cosa da campagna elettorale. Il quoziente familiare viene proposto da 25 anni, tutti gli anni, da tutte le forze politiche più o meno. Neanche hanno provato a scrivere il disegno di legge poi quando sono arrivati in Parlamento. Non esiste un disegno di legge sul quoziente familiare, lo abbiamo dovuto fare noi. Allora la proposta è molto semplice: 30.000 euro guadagnati da un single non sono i 30.000 euro che guadagna Riccardo con moglie a carico e 4 figli, è evidente che è così. Allora dobbiamo far sì che ci sia giustizia e progressività della tassazione, perché lo dice anche la Costituzione, e dunque si pagano le tasse sul quoziente che ogni testa ottiene di quel reddito. Questo cosa genera, questo pacchetto di proposte? Semplicemente genera più soldi in tasca alla famiglia, ma penalizzate i single. È una scelta politica, evidentemente. Vorremmo trovare un paese che torna ad avere il coraggio e la forza di utilizzare l'istituto del matrimonio e di fare figli. Questa è la finalità politica, sì. Quindi c'è qualcuno che sarà penalizzato e qualcuno che sarà premiato. Non prendiamo di la carezza con il, diciamo, dalla parte del pelo tutti quanti. Se c'è qualcuno che è penalizzato e qualcuno che è premiato, vuol dire che poi i posti vanno ad equivalersi e dunque le proposte sono veramente sostenibili. Ottenendo questo tipo di meccanismo, cosa otteniamo in realtà? Che mettendo più soldi in tasca alle famiglie, noi facciamo ripartire il ciclo economico, che è quello che conta veramente. Allora lì beneficiano pure i single,
perché più soldi in tasca alle famiglie vuol dire far riprendere la domanda interna, vuol dire far ripartire il ciclo economico, vuol dire far ripartire i consumi, non è più una ripresa ridicola che sbandierano sui giornali, ah siamo cresciuti dell'1,4, ma non vi dicono che è in assoluto il più basso tasso di ripresa dell'intero mondo occidentale, in assoluto il peggiore, perché la ripresa è un dato internazionale che riguarda tutto il mondo e noi siamo l'ultimo vagone che scarcagliatamente prova a prendere le ultime briciole. Perché? Perché noi la domanda interna non l'abbiamo alimentata, perché la verità è che il nostro tasso di disoccupazione è ancora quello pre-crisi, perché la verità è che il 35% della popolazione giovanile, 15-24 anni in questo paese, non lavora, non studia, non cerca lavoro, e qui in Calabria la percentuale arriva fino al 50%, e quando tu hai questo tipo di condizione di esclusione sociale di un segmento giovanile così forte, sapete in territori a forte infiltrazione di criminalità organizzata che succede? Che quei ragazzi sono attratti dall'orbita della criminalità organizzata che diventa Stato al posto dello Stato. E allora vedete l'importanza valoriale di fare un piccolo aggiustamento utilizzando sapientemente la finanza pubblica, i conti pubblici, i dati. Basta volerlo fare. Se invece si è forze colluse con le varie cosche, allora questo non si farà mai. Non c'è interesse a farlo. I soldi non devono andare in tasca alle famiglie, devono andare in tasca a un ciclo che riguarda pochissimi e che nutre pochissimi. Il popolo deve essere sempre più in condizione di bisogno, così il popolo in condizione di bisogno cercherà dal politico quella briciola per sopravvivere. Costruisci così una rete clientelare e con quella ti compri il consenso. Noi dobbiamo costruire un'alternativa forte. Ho gli occhiali da lettura, non so se è arrivato Don Damiano Cavallaro, lo vedo, ecco è lui. Lo ringrazio. Don Damiano Cavallaro in Calabria, e voglio salutarlo con un applauso perché è uno dei 200 sacerdoti, religiosi, religiose, ecco, lui va a dire di bene. Anche Cutuli, cioè, ne vedo tanti, Frarino, ne vedo tanti. Allora, questo per dire, ci sono, bene, una sala piena di coraggiosi, che sono coraggiosi davvero perché hanno firmato, come forse sapete, un appello per il sostegno al popolo della famiglia. Non è facile, non è per niente facile, si espone, ci si mette su un riflettore che, dove non c'è premio, dove c'è qualche bastonata, ma invece con coraggio devo dire che di tutti, eravamo 201 firmatari, siamo rimasti in 199, solo due hanno mollato, nessuno calabrese, questa era buona notizia. Uno siciliano, Giovanni, uno tuo, però il resto hanno retto con grande capacità di essere coriaci. Io vorrei che questo discorso fosse chiaro perché è veramente dedicato alla regione Calabria. Noi dobbiamo rinnestare un meccanismo di speranza e anche l'utilizzo dei meccanismi di finanza pubblica, anche l'utilizzo delle proposte programmatiche, anche l'utilizzo delle proposte che sembrano concrete ma hanno invece un respiro fortissimamente valoriale, servono a dare un orizzonte a una terra che rischia di non averne più. La finalità ultima di tutto il nostro sforzo è costruire un orizzonte di speranza, perché solo dentro un orizzonte di speranza si torna a fare i figli. Nell'orizzonte disperato di questo nostro tempo noi abbiamo costruito l'Italia dei 6 milioni di bambini abortiti e del record continuo anno dopo anno di denatalità. Noi dobbiamo assolutamente essere consapevoli di questo dato. Studiamo i dati delle statistiche sulla natalità. Sapete l'anno in cui sono nati più figli? È il 1946, ed è incredibile, perché il 1946, madame, anche la mia mamma, siete con lei, 1946 è l'anno in cui l'Italia esce dalla situazione più tragica in assoluto, la guerra civile, la ferita morale, la stagione del fascismo, le leggi razziali, l'alleanza con Hitler, la guerra che ha devastato moralmente e materialmente un paese intero. Non è che litigavamo con quale edizione di iPhone avessimo in mano. Per mangiare bisognava andare a caccia, diceva mio papà, che è nato sotto le bombe di quella guerra, andare a caccia delle
bucce dei legumi per sopravvivere. Non i legumi si trovavano, erano le bucce dei legumi. Ma quell'Italia lì, nel 1946, cioè con i ragazzi che tornano dal fronte nel 45 e fanno ancora quella cosa straordinaria che fare l'amore con la propria moglie, che è una cosa sempre diventata ormai esotica, si comprano i figli con l'utero in affitto, ma tendenzialmente si farebbero così, ed è anche piuttosto piacevole. Quel 1945, l'anno in cui si torna dal fronte, l'incontro con i ragazzi tornati dopo la difesa della patria e la riconquista della libertà, è orizzonte meraviglioso della nascita di 1.660.000 bambini italiani. 1947 1.600.000, 1948 1.550.000, 1949 1.500.000. Sono 6 milioni di bambini che nascono nella stagione terribile che va dal 46 al 49. 40 anni dopo, nel 1986, il Fondo Monetario Internazionale proclamerà l'Italia quarta potenza economico-industriale del mondo, dietro Stati Uniti, Unione Sovietica del 1986, non so se ho chiaro cosa, insomma, cos'era l'Unione Sovietica di allora, la Gran Bretagna, c'era l'Italia, l'Italia, i ragazzi degli anni 40, diventati quarantenni degli anni 80, avevano costruito un miracolo che era nato dalla vita, dalla speranza, dalla nascita di quei 6 milioni di italiani. Erano i quarantenni che poi guidavano quella straordinaria stagione. Nel 78 arrivò la legge sull'aborto, abbiamo avuto 6 milioni di aborti, dal 78 a oggi. Il 28 dicembre 2017 il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha tenuto la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Qualcuno di voi l'avrà seguita. Tutto contento, ha citato anche lui il Fondo Monetario Internazionale. Ha detto: quest'anno l'Italia è ripartita, non siamo più fanalino di coda in Europa. Si è dimenticato di aggiungere che siamo 26esimi su 27. Piccola dimenticanza. Eravamo finalmente riusciti a uscire dall'ultimissimo posto. Congratulazioni, ma è un po' pochino. Se ti mancano le braccia, se mancano quei giovani, se quei quarantenni nel 78 non sono nati e siamo nel 2018, quella debolezza è strutturale. Ci vogliono le braccia, le forze giovani, l'inventiva, l'innovazione, la capacità di lavoro dei giovani per poter costruire il futuro di un paese. Ci stiamo condannando al disastro. Ogni volta che escono i dati Istat sulla natalità, leggo gli editoriali puntuali, ogni anno identici, secondo me c'è una fotocopiatrice nei giornali, per cui dicono: ah, che tragedia di natalità, non c'è mai uno che ci indichi una soluzione, mai uno, non un politico, non un editorialista, non un intellettuale. Ma siamo arrivati noi, mamme, papà, quello, l'esperienza poi ce l'abbiamo. E abbiamo detto: forse il reddito di maternità aiuta, lo facciamo noi, è una proposta nostra. Poi, visto che improvvisamente Berlusconi ha capito che funziona, ha detto 1.000 euro alle mamme, vero? Sì, sì, sì. Due giorni fa. Sì. Stato una 25ina d'anni al governo, non l'ha fatto, questo però in particolare, insomma. Ha visto dei sondaggi che questa cosa ha una qualche capacità di attrazione. Il giorno prima aveva pure detto che cancellava la legge Cirinnà. È stato divertente perché è riuscito a dire nella stessa frase: cancelleremo la legge Cirinnà ma non torneremo indietro sui diritti. Che c'era, no? Che vuol dire questa cosa qui? A uno mattina ha chiarito l'altro ieri che non cancellerà la legge Cirinnà, quindi l'ha detta più chiaramente. Si vede che Francesca Pascale con la testa dell'arcighiera l'ha picchiato a casa, perché ce l'ha, e quindi evidentemente deve essere andata così. Vedete, noi siamo un movimento politico piccolo, si capisce da tanti elementi, ci sosteniamo da soli, facciamo tutto a mani nude, però è un movimento politico che anche in Calabria ha raccolto tutte le sue firme, non ha avuto alcun problema a presentarle, è stato, anzi ha raggiunto gli encomi dei funzionari della Corte d'Appello per come erano precisi i nostri documenti, e così è successo in 97 collegi su 97 di questo paese. Quando Emma Bonino, per dire una che è molto importante, anzi era pure abituata a prendere le firme, perché i radicali avevano fatto solo questo per decenni,
piagnucolava dicendo: a gennaio come faccio a prendere le firme e a presentarmi alle elezioni? Allora Emma Bonino è diventata improvvisamente partitocratica, gli hanno trovato un simbolo di partito del Centro Democratico di Tabacci per consentirle le elezioni. A noi questo non è successo, noi le firme le abbiamo raccolte in tutta Italia, abbiamo proprio dimostrato così di essere popolo, 43.534 firme su tutto il territorio nazionale, 945 candidati che a mani nude sfidano il sistema e la partitocrazia e dicono: c'è un'alternativa possibile al disastro del far continuare le cose come stanno. La bellezza del documento dei 200 sacerdoti è la parola discontinuità, serve in questo momento novità e discontinuità, l'idea di poter rifare gli stessi errori del 2013, cioè votare le stesse coalizioni che genereranno lo stesso inciucio, la stessa larga intesa. Lo leggete sui giornali che l'esito del Resodellum è fare il governo di larghe intese. L'hanno scritto, come ve lo devo dire, con i segnini, è quello l'esito che vogliono. E l'esito delle larghe intese del 2013 è stata la legislatura 2013-2018. Cosa ha fatto quella legislatura? Legge Scalfarotto come prima legge alla Camera, per fortuna solo alla Camera, non sono riusciti a approvarla al Senato. Poi la legge sul divorzio breve, poi la liberalizzazione a pillola di 5 giorni dopo, poi la legge Cirinnà e poi il mio testamento. Perché poi lo sapete cosa dicono questi politici quando vanno in televisione? Dicono: è vero, non abbiamo curato nessuno dei mali strutturali di questo paese, la disoccupazione è più di prima, quella giovanile si è aggravata, ci sono 5 milioni di poveri in termini assoluti secondo quello che dice l'Istat, 1.282.000 famiglie non arrivano a fine mese, il debito pubblico è in assoluto il più alto del mondo, 2.300 miliardi di euro ed è aumentato di 300 miliardi di euro, e bisogna capire quando fate una legislatura a spendere 300 miliardi di euro in più senza far star bene la gente. E dopo che hanno fatto questa intervista in cui ammettono di non poter, di non aver curato nulla perché i numeri sono là a testimoniarlo, dicono sempre, Postilla, ma abbiamo fatto le unioni civili e abbiamo fatto il biotestamento. Dicono sempre questo, come se fosse un elemento da porre nel bilancio a termini positivi. Ma non capiscono che hanno fatto con quello l'aggravamento ulteriore della situazione barbarica dell'Italia. Hanno ottenuto lo straordinario risultato di far sì che adesso una signora, una ragazza che è in coma in Veneto, che prima non poteva essere toccata, adesso possa essere uccisa, e la legge consente una sola modalità di uccidere quella ragazza, una e una sola: togliere l'idratazione, togliere la nutrizione, cioè ucciderla per fame e per sete, è l'unica via. Ve la dicono in maniera asettica, lo chiamano biotestamento, fine vita, dolce morte. La verità è che hanno preso una legge in cui si prende il malato, gli si toglie l'acqua, lo si tiene 7 giorni in condizione di non avere nessuna forma di dissetamento possibile, il malato muore senza neanche più l'umidità nei bulbi oculari, con la bocca completamente piegata perché deve azzerarsi la saliva completamente, il corpo attraversato da spasmi dolorosissimi, registrati e registrabili perché il cervello umano non è in grado di gestire il dolore derivante dalla fame e dalla sete, è l'uccisione più disumana che possa essere immaginata. Ci siamo fatti approvare questa legge, lo dico a noi cattolici perché c'erano centinaia di parlamentari cattolici che potevano bloccare tutto questo, con 37 voti contrari alla Camera, 37, e con noi Sitti che siamo da pensare al palettone e ai regali di Natale, senza un sussulto, senza niente. Sapete qual è la cosa ancora più grave? Che quello che vi ho detto appena adesso sarà usato come argomento per fare il passo in più verso l'eutanasia col pentobarbitale e il suicidio assistito. Perché vi useranno esattamente questi argomenti, vi porteranno una troupe delle Iene a filmare gli ultimi 7 giorni di vita di una persona deidratata che muore per sete, vi faranno sentire il rumore dei suoi rantoli, le urla che arrivano anche da un corpo che è dentro una condizione di coma profondo, vi faranno piangere con quelle immagini. Casalino.
e poi vi diranno: allora è più umano uccidere col pento barbital. E noi saremo stati fregati, perché la finalità è arrivare a quello. La finalità è portarci in braccio alla cultura della morte, perché c'è un disegno strategico, complessivo, che tiene insieme tutte quelle norme che vi ho detto. Che la legge Scalfarotto serviva a zittire il movimento pro-life in Italia, con una pena che prevede all'articolo 1 6 anni di carcere per i presidenti di associazioni istigatori dell'odio omofobico. In Francia hanno fatto la stessa cosa, hanno approvato una legge, si chiama legge Dubirat, prima di approvare la legge sul mariage pour tous, cioè il matrimonio omosessuale. Con la legge Dubirat, se andavi in giro col simbolo nostro, mamma, papà, figli, e sopra scritto non gender nelle scuole, andavi in carcere. In carcere. Sono padri di famiglia arrestati perché durante le manifestazioni contro il mariage pour tous osavano portare le magliette con quella insegna. Per questo noi l'abbiamo messa nel simbolo. Ora la bella novità è che nel 2018 la Lega che candida l'avvocato Cerrelli, quella Lega là, ha come capolista Giulia Bongiorno, che è la sostenitrice più evidente della legge Scalfarotto, ha fatto le conferenze stampa con Paola Concia, così quando vincerà queste elezioni e sarà eletta, perché è capolista in 5 circoscrizioni, invece di avere la legge Scalfarotto nel 2018, figlia delle larghe intese, avremo la legge Buongiorno Scalfarotto. Grazie all'avvocato Cerrelli, che magari sarà parlamentare, perché i cattolici sono strani, quando c'è da lucrare qualcosa i principi li dimenticano. Mi piace farci i nomi e cognomi? È il vizio da Dinoffi, sappiate. Così qualcuno glielo riferirà. Qualcuno glielo riferirà. Il tema è che bisogna combattere con mezzi leciti, stando dentro l'orizzonte di principi non negoziabili, e stando dentro i principi non negoziabili vuol dire che il negozio non lo devi aprire, non lo puoi vendere un principio per 30, per 15 denari o per un seggio a crotone. Non lo puoi fare, perché altrimenti srotoli da strada a quelli che dicono che noi ormai non contiamo più nulla, siamo pronti a essere comprati su qualsiasi orizzonte possibile. Perché da 20 anni è questo, ragazzi, da 20 anni è questo che accade. Noi perdiamo tutte le battaglie parlamentari, tutte, assicurandoci bene che ci sia una maggioranza che vota senza toccare gli equilibri, poi magari votiamo da soli come anime belle il no, raramente, manco quello di solito fanno. Ma perché gli equilibri continuino, nessuno fa niente di realistico per rompere lo schema. Il popolo e la famiglia è la rottura dello schema, è il popolo e la famiglia, perché quel simbolo là me lo potevo vendere, sapete? Come se l'è venduto Stefano Parisi, vi ricordate? Energie per l'Italia, fino al giorno prima che faceva campagna elettorale, poi improvvisamente è sparito il simbolo di Energie per l'Italia. Parisi si è ritrovato candidato alla presidenza della Regione Lazio, due amici sistemati, o Vittorio Sgarbi, Rinascimento, ricordate, ha detto Rinascimento, il simbolo, sparito pure quello. Seggio non sicuro a Vittorio Sgarbi. Chi è stato con me in quelle ore difficili della presentazione delle liste sa che tipo di pressioni abbiamo avuto affinché quel simbolo andasse via, non desse fastidio, sottoscritto si accontentasse del posto per sé, e la risolvevamo facile. Il problema è che non la risolvevamo, continuavamo a fare lo stesso film, poiché io in Parlamento ci sono già stato e lo sfizio non me lo devo togliere. Posso aver scelto di aver abbandonato il Parlamento per una battaglia ideale, ed è solo per quella che sono disposto a tornarci dentro. Lo sfizio del posticino me lo sono tolto. Io adesso ho bisogno di veder nascere un popolo che è capace di fare attività politica raccolta di consenso, che è capace di trasformare quell'energia meravigliosa che abbiamo visto in piazza con i Family Day in capacità di stare al tavolo delle trattative e dire: il piano inclinato io lo faccio saltare con un pugno, perché altrimenti la pallina sul piano inclinato sta rotolando e arriva inevitabilmente al punto che vi dirò ora. È inevitabile che quella linea che è stata scritta con Scalfarotto, vi ho detto, legge sul divorzio breve, legge sulla liberalizzazione prima dei 5 giorni dopo,
unioni gay e biotestamento sia semplicemente il primo tempo della partita, perché il secondo tempo prevede appunto al posto della legge Scalfarotto la buongiorno Scalfarotto, prevede al posto del divorzio breve il divorzio lampo, che è già quello delle unioni civili, perché sapete bene che dentro le unioni civili, se io e lei ci unissimo civilmente come coppia di fatto, poi il divorzio fra noi sarebbe una spintarella, abbiamo litigato, ciao! La liberalizzazione della pillola di 5 giorni dopo diventerebbe la liberalizzazione della RU486, la totale banalizzazione dell'aborto, quello che già fanno nella mia regione, il Lazio, dove fanno i bandi di concorso per medici all'ospedale più importante di Roma, che è l'ospedale San Camillo, che prevedono la non possibilità di partecipazione per i medici obiettori di coscienza sull'aborto. E lo capite bene che quello è il presupposto per cominciare a cancellare l'obiezione di coscienza. E l'unione gay diventerebbe il matrimonio egualitario. Nel momento è matrimonio egualitario, vuol dire che è matrimonio e dunque c'è il conseguente diritto ai figli. E se c'è il diritto ai figli, poiché Nichi Vendola e il compagno ci possono provare 6 mesi o 6 anni, ma figli naturalmente non gliene vengono, è per forza l'utero in affitto. È inevitabile e conseguenziale. E la legge sul biotestamento diventerà inevitabilmente la legge svizzera, ci hanno già proposto questo, no? Sulla vicenda di J. Fabbo, che ci hanno detto? Che noi siamo barbari, che l'ordinamento è barbaro. Facevano scrivere lettere al povero di J. Fabbo al Presidente della Repubblica per incentivare l'approvazione della legge sul biotestamento, ben sapendo che la legge sul biotestamento a J. Fabbo non avrebbe potuto fare nulla. J. Fabbo non era malato, J. Fabbo era un disabile grave, quindi DJ Fabbo non poteva ottenere il pentobarbital dalla legge sul biotestamento, ma lo hanno strumentalizzato per poi portarlo in Svizzera e dirci che il metodo giusto è quel metodo per cui vai in Svizzera, ma se in Svizzera ci vai senza 18.000 euro, l'atto pietoso non te lo fanno, perché quello è puro business, come è tutto puro business. Lo capite bene che liberalizzare la pillola dei 5 giorni dopo vuol dire passare da 13.000 scatole consumate a 12 milioni? E lo capite bene che quello è un gigantesco business? Lo capite che uscire dall'idea che i figli nascono perché si fa l'amore e si passa all'idea che i figli nascono perché te li compri attraverso meccanismi artificiali con l'utero in affitto e costa 200.000 euro, questo significa aver costruito i pozzi di petrolio del XXI secolo? Attorno alla vita delle persone che nascono? Vi rendete conto che l'eutanasia serve a dire che se uno costa, perché curare le persone costa, allora io non ti curo più e ti do una fiala di pentobarbital che costa 13 euro, invece delle centinaia di migliaia di euro che costano a curare un incurabile? Questo è il problema. Una gigantesca mole di denaro o il popolo? O i diritti di ciascuno di noi, quelli veri, i veri diritti civili. Non consentiamo agli amici questo secondo tempo della partita. Fermiamoli, diamo il pugno sul piano inclinato, la pallina sta rotolando. Non abbiamo altra scelta, quella cosa sorprendente che accade sempre. Devo dirvi, le leggi elettorali le scrivono i politici sempre pensando di farsi l'abito su misura. E poi questo stupidi non gli riesce mai. Quando fece il Mattarellum, ve lo ricordate il Mattarellum? Il Mattarellum viene fatto per salvare la Democrazia Cristiana nel 1993. Dice, la DC prende più o meno il 30% di voti. Se noi spezzettiamo tutti i collegi uninominali, col 30% arriva prima ovunque e elegge comunque 400 parlamentari. Piccolo particolare, alla fine dei giochi ne aveva letti 4. Perché quel geniaccio di Silvio Berlusconi, gli va riconosciuto il genio in quella mossa, fa l'accordo con i fascisti dell'MSI, perché allora erano proprio fascisti dell'MSI al sud, e con i secessionisti leghisti al nord. Una falsa cosa che è politicamente inconcepibile, ma ci riesce. E con questa genialata spazza via la Democrazia Cristiana e tutto ciò che è anche il Partito Comunista trasformato in PDS. E quindi il Mattarella che si era cucito sta roba qua si ritrova con 4 eletti. Quando fanno il Porcellum, quell'altra genialata, quell'altra porcata, vi ricordate? Pure lì era fatta per far vincere la coalizione, il centrodestra in realtà perdono le elezioni. Ogni volta c'è un elemento di sorpresa.
questa legge elettorale è stata scritta per togliere il premio di maggioranza, è chiaro? Cioè far sì che nessuno potesse vincere e andare con certezza all'alleanza di larga intesa. È chiaro a tutti gli analisti, chiunque abbia un minimo di conoscenza delle cose della politica, sa che quello è l'esito. Quando vi dico il voto al PDF, al Popolo della Famiglia, un voto inutile perché così non si fa vincere il centrodestra, dicono una puttanata enorme. Chi vuole mandare all'opposizione il centrosinistra può solo votare PDF, altrimenti si ritrova nello stesso orizzonte politico che è qui in atto dal 2011, da quando io ero parlamentare del Partito Democratico, quella stagione la conosco perfettamente, votavamo insieme tutto, centrodestra e centrosinistra, e dal 2011 va avanti così, e quando servono i voti c'è sempre una pattuglia di Denis Verdini che arriva con i voti determinanti e ti riporta guarda caso a risolvere qualsiasi problema purché la legislatura continui e tutti continuino a prendere i loro 15.000 euro al mese, che è la loro unica finalità. È chiaro che funziona così, o pensate ancora ci sono le idealità in gioco? Lo volete spezzare questo sistema? Va avanti da 7 anni ai danni del popolo italiano? È una sola possibilità, si chiama il cigno nero. È quella cosa che è totalmente inaspettata. Chi se l'aspetta che il popolo e la famiglia compaia nelle aule parlamentari con queste belle donne, queste belle mamme, con noi che siamo meno belli, vero? Vabbè, ce lo possiamo dire, siamo meglio di no. Non se l'aspetta. Non se l'aspetta, è il cigno nero, è il cigno nero, è l'evento imponderabile che rompe e determina le condizioni. Noi siamo in grado di fare questo risultato e ve lo posso dimostrare con i fatti e non con le chiacchiere. Quando noi convocammo il primo Family Day, e ve lo posso testimoniare Maria Rinolfi, Nicola Di Matteo, Gianfranco Amato, quelli che hanno materialmente, insieme ad altri ovviamente, convocato il Family Day, noi eravamo tutti terrorizzati perché non ci fu una riga sul giornale o un decimo di secondo su un telegiornale che dicesse guardate che c'è il Family Day convocato, domani c'è il Family Day, dopodomani c'è il Family Day. Non una riga, non una riga. Il signore che ha, diciamo, la gioia di essere un grande fantasista, il più grande che possiamo immaginare, che ci regala il 20 giugno del 2015, quando siamo tutti convocati a Piazza San Giovanni, un diluvio con la grandine a pallettoni, eh? Così, la mattina, vero, non dico cavolate, eh? Un diluvio con la grandine a pallettoni, tant'è che io, che sono romano, dico a mia moglie, perché sono scemo quando dico queste cose, guarda, vado verso San Giovanni a piedi, così le persone che vanno via le trattengo e le riporto a San Giovanni e mi incammino verso San Giovanni veramente. E però non incontro nessuno che va via, le persone sono rimaste sul prato di San Giovanni con i figli, qualcuno con 5-6 figli, qualcuno neanche con un ombrello. C'erano queste bellissime cerate improvvisate, gli striscioni che coprivano. Quando finalmente riesco, dopo questa lunga camminata, ad arrivare e salgo sul palco e mi giro e vedo quella sterminata marea umana. Non avevamo occupato San Giovanni, tutte le vie d'accesso a San Giovanni erano bloccate. Io mi ricordo che accanto, quando sono seduto sul palco, Costanza Miliano, ci siamo abbracciati e abbiamo detto, oh, un miracolo. È un miracolo, non può che essere questo. E in quel momento effettivamente è anche smesso di piovere, spuntato un raggio di sole che ci ha colpito, c'è una foto pure che immortala questo nostro abbraccio col raggio di sole che arriva. E per carità, noi saremo pure cristiani, come dicono alcuni, crediamo all'amico immaginario, però sti segni qualcosa significavano. Quando poi abbiamo rifatto l'azzardo, e non ci siamo mica accontentati di San Giovanni, sembrava poca roba, abbiamo preso il Circo Massimo, che per il PD il Circo Massimo ci vuole che Totti vinca lo scudetto, che come sapete è un unicum nella storia. L'aveva riempito anche Sergio Cofferati per l'articolo 18.
quanto l'ha riempito Sergio Cofferati con la CGIL, scrissero che erano 3 milioni quelli della CGIL. Vi ricordate il famoso articolo? 3 milioni. Con noi ci hanno contati i metri quadri, hanno cercato di inventare tutto, ma insomma eravamo tanti, eh? Eravamo tanti. Questo dimostra che possono zittirci, silenziarci, non darci una riga. Anzi, oggi abbiamo avuto pure 30 secondi della RAI, ragazzi. Ma che vuoi di più? Siamo molto oltre la fase circo massimo. Quindi abbiamo una forte consapevolezza che se dovessimo lavorare bene, forse qualche miracolo può accadere. Lunedì ero alla messa infrasettimanale, sempre esperienza esotica, molto divertente, no? Ti incontri te con quelle cinque vedove, sono sempre loro, no? È un modo di fare campagna elettorale, certa, insomma, più cinque voti ce li ho. E ascoltavo la parola di lunedì. E io adoro Gesù quando diventa piuttosto sferzante con i suoi amici, diciamo così. Perché il racconto del Gesù del volevo se bene non è un racconto del Gesù evangelico. Gesù è uno tosto, è un amico vero, che dice le cose come stanno, dice la verità e qualche volta si incazza pure. E allora c'è questo episodio del Vangelo di lunedì in cui lui sta su una barca con i discepoli e i discepoli hanno fame. E gli dico, ma io, maestro, sintetizzo, ci abbiamo una pagnotta sola e qui a colina in bocca con una pagnotta sola che facciamo? E il maestro si vede che si acciglia e comincia a dire, vi ricordate quella volta che avevamo davanti 5.000 persone? Quante pagnotte avevate quel giorno? 5, maestro. Quante sporte di avanzi avete portato via quel giorno? 12 sporte, maestro. E quell'altra volta in cui avevamo davanti 4.000 persone da sfamare, quanti pani avevate quella volta? 2, maestro. Quante sporte avete portato via, maestro? Quante sporte avevamo portato via? 7, maestro. E allora Gesù prende e dice 3 parole e io lo immagino il tono un po' tosto con cui lo dice. Ancora non capite? Ancora non capite? Ma che altro vi serve? Che altro vi serve per capire quello che dobbiamo fare? Adesso noi dobbiamo andare strada per strada, casa per casa. Non aspettare che Gesù ci moltiplichi i voti, eh? Questa è una brutta provocazione, è una brutta tentazione, lo dico sempre. Magari si occuperà d'altro, il 4 marzo non è obbligato a guardare le elezioni italiane, eh? Qualcosa dovete fare voi. Si va per strada contro ogni difficoltà, contro quelli che vi dicono ah ma no, no, il voto 1. Contro tutto e contro tutti, per la vostra famiglia, per la vita, per la cultura della vita, per le proposte programmatiche che abbiamo avanzate, le spieghiamo alle persone, per l'alternativa, perché un'alternativa c'è né destra né sinistra, si può tornare a votare con serenità per la famiglia, lo si può fare con piena consapevolezza, lo si può fare con la certezza che si sta facendo il bene e aggiungo anche con quel po' di gioia che hanno le persone che dicono andrò a votare il 4 marzo e sono felice di andare a votare finalmente perché voto popolo della famiglia, che è una cosa diversa da quello che vivono tutti coloro che andranno a votare perché hanno una clientela a cui dover sottostare, perché si devono votare il meno peggio, perché si devono durare il naso. Noi possiamo andare a narice bella libera, a testa alta e a cuore spalancato, e questa è una grandissima, grandissima occasione che avete, non dovete far perdere al prossimo questa opportunità. Per questo dovete andare accanto a ciascuno ora, nel vostro intorno, non dovete andare lontano. Io odio i volantinaggi, per esempio, ma bisogna fare i volantinaggi. Si prende questa, si prende l'agenda telefonica dei propri contatti, si comincia dalla propria famiglia e vi giuro che cominciando dalla vostra famiglia vi accorgerete che c'è qualcuno che non vota popolo della famiglia. Ma potete stare tranquilli. Poi cominciate con i contatti di lavoro, poi cominciate con i contatti di comunità,
poi pensate alla parrocchia e vedete che trovate nel vostro intorno di persone che vi conoscono. E non è andare a cercare l'estraneo, persone che vi conoscono, e se vi conoscono sanno che siete persone serie, che la domanda che ponete di un consenso è una domanda disinteressata, che ha come vantaggio il vantaggio della famiglia, del popolo italiano, non di voi stessi. E questo messaggio è il messaggio più dirompente di tutti. Noi ancora non abbiamo fatto questo lavoro, ora entro le due settimane determinanti della raccolta reale del consenso, perché ricordatevi che se noi vi facciamo il risultato di Giuliano Ferrara, questa opzione viene spazzata via. Viene detto che i cattolici che si legano ai principi non negoziabili sono politicamente inconsistenti, e quello che vi ho detto avverrà sicuramente con una velocità doppia. Quindi adesso sulle nostre gracili spalle c'è una responsabilità immensa. Noi dobbiamo dimostrare al paese, alla politica, ai media, mi verrebbe da dire anche alla Chiesa, che centinaia di migliaia di cattolici sono pronti a spendere il proprio voto solo per i principi non negoziabili, per stare lì a presidio della cultura della vita e della famiglia. Questa è una novità epocale, storica, è qualcosa che cambia completamente le carte in tavola, al di là che faremo l'8 o il 2,5, è completamente irrilevante a quel punto. Conta il fatto che si sia manifestato un popolo, quel popolo sia consistente e capace di pesare. Ricordatevi che i radicali, alle ultime elezioni politiche, la lista Pannella ha preso lo 0,29%, ma è stata capace, per la forza delle sue idee, innestate nel vuoto del centro-sinistra, che ormai è diventato un partito radicale di massa, di essere quella che ha vinto più di tutti. L'agenda che è stata approvata in questa legislatura è l'agenda dei radicali. Noi dobbiamo riuscire a costruire un'agenda alternativa, contraria a quella, ma ugualmente capace di ispirare e di essere per certi versi egemone, visto che forse l'elaborazione dal punto di vista del programma politico più originale, più capace, più penetrante è quella nostra. La dobbiamo e possiamo calare in quella condizione. Se la caleremo con 20 parlamentari, con 60 o forse solo con 700.000 voti, non lo so. Ma quello che è certo è che se sarà questa la consistenza, non si potrà più prescindere a nessun livello, partendo dai livelli comunali, dalle amministrative, da quello che si andrà a votare anche qui in Calabria, in tutta Italia non si potrà fare a meno del dover passare dalla dialettica con il popolo e la famiglia, e quello sarà la vittoria che noi andremo a raccogliere, che diventerà la vittoria feconda per il domani del paese, perché di questo ci stiamo occupando noi, non del nostro oggi, non del nostro tornaconto personale, ma del domani, del futuro del paese e dei nostri figli. Grazie. Se ci sono domande rispondiamo, giuro. Sabato prossimo a Roma? Sabato 24, bravissimo. Siamo tutti invitati a un passo dal cielo, la nostra assemblea nazionale. Non vuol dire che moriamo, vuol dire che siamo a un passo dal... Può essere pure, perché io ho il cuore che in effetti non va benissimo, però se Dio vuole ci troviamo il 24 a Roma alla Sala Umberto. Il Teatro Sala Umberto forse avete sentito nominare, è uno dei teatri storici della capitale, attivo dall'Ottocento, e di solito appannaggio della sinistra, che la sinistra fa le manifestazioni all'interno della Sala Umberto di chiusure di campagna elettorale. Noi abbiamo voluto dare simbolicamente proprio il segno di noi che ci andiamo ad appropriare anche di un simbolo, anche di un luogo simbolico, per far capire che questa sinistra è indegna di proclamarsi in alcun modo come schieramento vicino ai ceti più deboli. Ormai è diventato il ceto dei ricchi, il ceto del sostegno annichivendola, che sfrutta chi? Sfrutta sempre una donna in situazione di bisogno per affittarne l'utero, eh? Sei stata una vita a spiegarmi, caro compagno Nichi, che non bisognava essere ricchi che si opprimevano i poveri, per finire, quando hai due spicci dati peraltro dalla collettività, perché sei governatore della Regione Puglia, ad andare a cercarti una donna della working class americana impoverita, e che solo perché è una donna della working class impoverita che ti vende i figli.
Che storie di ricchi che fanno l'affitto dell'utero non ce ne stanno, le donne ricche sono le clienti, non sono mai le locatrici. E allora spieghiamolo bene anche alle persone che votano a sinistra che errore drammatico fanno nel continuare a votare per chi ha queste dinamiche ormai in testa, che sono dinamiche violente nei confronti dei più deboli. La ragazza che muore in Veneto per via della legge sul biotestamento è la più debole dei deboli, non ha la forza per parlare, è la nostra voce solo quella che può difenderla. Noi facciamo le sue veci e la nostra voce è la sua voce. Quando leggete sui giornali, come è capitato a me qualche giorno fa, che il grande progresso della socialdemocrazia nordeuropea è aver costruito in Islanda un contesto in cui da 5 anni non nascono più bambini down, o in Danimarca che ne nascono 2 su 1800 concepiti, e leggete un quotidiano che riesce a fare un titolo infame di 3 parole: la prevenzione funziona. Hanno scritto così. Vuol dire davvero che a sinistra si è persa completamente la bussola. Cosa vuol dire stare vicino al più debole? Il più debole è quel bambino. Il più debole è un segmento di popolazione che viene sterminato per le sue caratteristiche fisiche. E io non ho altra definizione, altro che prevenzione. Se tu stermini un segmento di popolazione per le sue caratteristiche fisiche proprie, per eliminarlo dalla faccia della terra, io lo chiamo genocidio eugenetico di stampo nazista. Non credo ci siano altre definizioni possibili. E allora spiegatelo. Io lo spiego a Matteo Renzi, che è una nipotina down e ogni tanto la usa per farci campagna elettorale. Matteo io lo conosco, gli dico: se tu vuoi fare veramente la battaglia, non puoi negare il fatto che in Italia 9 volte su 10 il concepito down venga abortito, non puoi ignorarlo, perché lo sai, perché sei cattolico, perché ti sei formato con me, perché nel 2007 eri con me al Family Day, anzi eri su una posizione un po' alla mia destra, io ero un po' più gruppettaro, come vedete, sono rimasto così. Lui è quello che però poi si è incancrenito col potere, e quando ha visto il potere lo aveva tutto per sé a qualsiasi costo. E noi gli abbiamo srotolato uno striscione, lo ricordate, al Circo Massimo? Ci ricorderemo. E così è stato il 4 dicembre e così sarà il 4 marzo. Ce lo ricorderemo bene, quello che è stato il tradimento dei politici cattolici di destra e di sinistra ai danni di un popolo che semplicemente chiedeva ascolto. Quando io parlai al Circo Massimo, davanti a 1 milione di persone, con un'emozione che ancora personalmente ricordo, perché vi assicuro che è qualcosa che ti cambia la vita, ricevi una ondata di energia che è impressionante, io dissi: la grande novità che state caratterizzando con questa vostra presenza qui è che un popolo che era dato per disperso si è manifestato. E manifestandosi ora dice alla politica: dovete ascoltarci. Hanno scelto di non farlo. Potevano semplicemente ascoltare un popolo che così numericamente si muoveva. Invece Renzi, con sprezzo, disse: potevano arrivare anche in 5 milioni. Avrei fatto quella legge lo stesso, perché ho giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo. Brutto inconsapevole, in realtà hai violato la Costituzione quanto il Vangelo, perché la verità è che hai violato anche quella, perché la Costituzione non ti dà la disponibilità del corpo, della vita e della famiglia, perché la famiglia è definita dalla Costituzione, all'articolo 29, come società naturale fondata sul matrimonio, è solo quella per la Costituzione repubblicana. Quindi, Matteo Renzi, hai violato il Vangelo e la Costituzione. Hai tradito entrambi. Questo è ciò che risponderemo a chi ci dirà: il voto è disperso per voi perché non sappiamo se fate il 3%. Noi rispondiamo con nettezza e con chiarezza: la forza del popolo e della famiglia è quello di giocarsi questo rischio. Se avessimo fatto
come Maurizio Lupi che fa la listarella dei traditori di Noi per l'Italia, ma intanto si fa dare il collegio di Merate, così è sicuro di entrare, e la nostra credibilità non ci sarebbe stata. Allora noi adesso ci giochiamo un rischio enorme, ma sappiamo che c'è un popolo alle nostre spalle, al nostro fianco, davanti a noi, molto spesso con un'avanguardia che chiede di fare quello che stiamo facendo. Ora c'è da trasformare, in questo noi siamo tutti inesperti, no? Trasformare tutta questa energia in voti concreti nelle urne. Abbiamo il vizio, tutti noi, di guardarci nei nostri convegni, di seguirci sulle nostre dirette Facebook, di guardarci con i nostri tag, contro tag, in un contesto che però è solo il nostro, e rischiamo di specchiarci semplicemente tra di noi, mentre noi dobbiamo essere bravi a andare oltre quell'interno. La nostra capacità di successo è legata alla capacità in queste due settimane di andare oltre l'intorno, di far sì che chi è stato qui stasera, chi ha frequentato tutte le nostre iniziative, lo dico sempre, è chiusa adesso la stagione della convegnistica, ora si apre la stagione della raccolta del consenso. La raccolta del consenso si fa con le tecniche di raccolta del consenso. Abbiamo stampato milioni di bigliettini piccoli, perché se tu gli porti un programma di 8 pagine, quello studia, può fare il dibattito, non è più il tempo. Il bigliettino piccolo ha il simbolo, ha dietro le 5 proposte fondamentali del popolo della famiglia, dice come si vota, e ricordatevi che un'altra cosa la gente non sa è come si vota, persino quando si vota non sa la gente. Quindi in un unico bigliettino gli date tutte queste informazioni, si vota il 4 marzo, si vota con una croce sul simbolo e solo con una croce sul simbolo, i nomi non contano nulla, sono prestampati, quindi potete chiedere il voto a chiunque voi conosciate, da Torino fino a Canicattì, a chiunque, croce sul simbolo, e poi c'è scritto quella parola nel bigliettino, l'alternativa c'è, noi siamo alternativi a ciò, cioè il messaggio politico fondamentale, a ciò che è proposto come coalizione prevalente in questo paese. Girando si trovano le 5 proposte fondamentali e un link alle 65 proposte concrete, perché un programma articolato di governo del paese ce l'abbiamo, non siamo un partito monotematico, siamo un partito che vuole andare al governo del paese per cambiare l'Italia e farla ripartire dalle donne, dalle madri, dalle famiglie, dai figli. Si può fare veramente, basta riuscire a trasformare tutta questa meravigliosa energia, tutto questo popolo che c'è, perché sappiamo che c'è, in consenso dentro le urne. Se questo ci dovesse riuscire, comincia una stagione completamente nuova del cattolicesimo politico in Italia e forse dell'Italia intera. Sta a voi adesso, quindi adesso la convegnistica la chiudiamo, spegniamo pure la diretta Facebook e parliamo tra noi delle cose da fare. Ok, grazie a tutti, grazie a me. Grazie, spegni. Ciao, ciao Italia, ciao Italia di Facebook.